Ciao, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Video mega haul. Ho fatto tantissimi acquisti autunnali, invernali. In realtà vi ho già caricato anche l'ordine Shein che ho fatto recentemente. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui linkato e anche qua sotto nell'info box perché anche lì ho acquistato tante cosine autunnali, invernali, delle vere e proprie chicche. Oggi però parliamo di acquisti fatti da The Zenis. Ho qui il sacchettino. Acquisti fatti da Calliope, mega bustone. E poi ordine fatto anche sul sito di H&M. E qui ho proprio uno scatolone. Ecco qua. Vi mostrerò tutto quanto, vi mostrerò anche i capi indossati, quindi direi di partire subito. Bando alle ciance e vi mostro tutte quante le cosine che ho comprato. Ovviamente non lo stavo specificando, ma ho approfittato di alcuni sconti perché sul sito di H&M c'era il 40% di sconto, da The Zenis c'erano alcune promozioni come al solito, da Candida c'erano già le offerte di mezza stagione, insomma. Acquisti low cost come sempre. Direi di partire subito con gli acquisti fatti da The Zenis. Ecco qua. Sono andata da The Zenis con mamma. Scusate la voce nasale, ma in questi giorni ho un raffreddore, un mal di gola tremendo, quindi ho la voce davvero molto chiusa, nasale. Comunque, vi stavo dicendo, sono stata da The Zenis con mamma perché mi servivano alcune cose, quali mutande, calze, magliettine da mettere sotto i maglioni, ma ho trovato anche il mio primo maglione di Natale. Non ho mai avuto un maglione di Natale, l'ho sempre desiderato, non so perché non l'ho mai comprato, e stavolta l'ho trovato da The Zenis a un prezzo assolutamente low cost. Ma partiamo. Ho comprato innanzitutto questo leggings semplicissimo. Questi della linea in cotone da 9,99, questi li ho già avuti in passato e mi sono sempre trovata bene. Di questo ho preso una M per stare comoda, per non essere troppo strizzata, anche perché questi leggings io li utilizzo tantissimo in casa, quindi voglio stare comoda, ma li utilizzo anche per delle commissioni veloci, magari al supermercato, qui vicino a casa, eccetera, eccetera. Comunque, questi 9,99. Poi ho comprato delle calze, calze in cotone, ma cotone caldo, perché io anche in inverno con il gelo artico utilizzo sempre i calzini corti e stavolta ho trovato questi che sono un pochettino più caldi rispetto a quelli normali, vedete, non so se si percepisce dalla videocamera. E questi sono tre paia di calzini, taglia unica, 5,99. Sono della linea sport, se vi può interessare sono questi qua, ve li mostro così anche da vicino. Questi, vediamo come mi trovo, se mi trovo bene ne comprerò anche degli altri. Poi non sto qui a mostrarvele, ma ho comprato delle classiche mutandine nere così in cotone, tre pezzi per 10 euro all'incirca. E poi ho comprato due magliettine di sotto. Io per magliettine di sotto intendo queste. Queste magliettine così molto semplici, girocollo in cotone a manica lunga, che risultano un pochettino aderenti. Questo è cotone organico, questa è la linea. Eccola qua. Queste magliettine costano 7,99 e di queste ho preso la S. Ne ho comprate due perché le utilizzo davvero tantissimo sotto i maglioni, sotto i cardigan, sono sfruttabilissime anche in casa volendo. Comunque ho preso queste e poi passiamo al mio adorato maglione di Natale. Guardate che meraviglia! Questo è unisex e se non sbaglio c'erano tre o quattro varianti, io però ho scelto questa perché c'era l'omino pan di zenzero, mi piace un sacco, ve lo mostro anche aperto, è abbondante come taglia, io ho preso una S, però secondo me rispecchia una M, ma va benissimo, un maglioncino bello caldo, bello comodo, questo 19,99 è anche abbastanza lunghetto, non so se lo percepite dalla videocamera, è troppo, troppo carino, non vedo l'ora di utilizzarlo. Guardate, sì, lo so, sono contenta con poco, però lo cercavo davvero da una vita, bellissimo. Tra l'altro, questo cerchietto di Shein, ho preso un set, tre di questi cerchietti a 6 euro, uno di questo color rosa cipria panna, uno nero e uno bordeaux. Gli altri mi stanno leggermente larghi, non ho capito per quale motivo, questo invece mi sta perfetto, però non credo che mi stia bene. Voi che dite?
Passiamo da Candida. Allora, da Candida, devo dire la verità, aperto da poco nella mia città, trovo tanti capi molto carini a dei prezzi assolutamente low cost. Però questa è la prima volta in assoluto che acquisto e spero di trovarmi bene, perché se così fosse farò sicuramente altri acquisti, soprattutto con i saldi, secondo me è molto conveniente. Comunque, cosa ho preso? Ho preso questo maglioncino nero, questo c'era in tantissimi colori. Questo è un maglioncino molto molto semplice, con questo collo, non è altissimo, direi mezzo collo, con la manichetta così, vediamo, a sbuffo, manica lunga a palloncino, e il maglioncino poi cade, molto semplice e anche abbastanza comodo. Di questo io ho preso una SM. Ecco, la cosa che non mi fa impazzire di Candida è che spesso ha taglie uniche. Le taglie uniche secondo me non devono esistere, perché ognuno ha il suo corpo, il suo fisico, ed è impossibile trovare la taglia unica, ma vabbè. Comunque questa è una taglia, ripeto, SM, è da 19,99, l'ho pagato 15,99, comunque un 20% di sconto. È super super morbido e super caldo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi un'altra cosa che stavo cercando da tantissimo tempo è un cardigan di questo tipo. Adesso prendo la gruccia, perché la ragazza è stata molto carina, mi ha dato anche le grucce, e ve lo mostro. Uno di questi cardigan, non so esattamente il modello, però ho visto che ce ne sono di tantissimi in tutti i negozi. Questo cardigan così rimane aperto sul davanti. Io ho preso questa tonalità, ma c'erano anche altre tonalità. Io ho preso questa comunque, che posso abbinare più facilmente, nero, bianco, grigio, colori abbastanza classici. Ed è questo qui, manica lunga, ok, e anche il cardigan è abbastanza lunghetto con tutte queste frange. Non vedo l'ora di utilizzarlo, magari con una di quelle magliette di Tezenis basiche al di sotto. Questo, una bella cinturina sulla vita, un jeans a vita alta, uno stivaletto, e il look secondo me è perfetto. Questo non era scontato, ma l'ho pagato 15,99, quindi direi un ottimo prezzo. E questo ad esempio è taglia unica, ma secondo me va bene per una S/M. Troppo carino questo, mi è piaciuto tanto appena l'ho visto. E anche questo è abbastanza morbido, grosso, quindi bello caldo, pratico. E poi ho trovato un'altra cosa che stavo cercando da tantissimo tempo, ma ogni volta o non mi piaceva il modello o il prezzo era troppo elevato. Stavolta l'ho trovato a un prezzo ragionevole e ne ho approfittato. Anche questo, scusate se mi muovo di continuo, però voglio mostrarvi i capi al meglio. Anche questo ve lo mostro con la gruccia. Si tratta di questo cappottino di pelliccia, ovviamente sintetica. Guardate che carino, vediamo se riesco. Allora, ah sì, Martina, ce la puoi fare. Hai il cappuccio, ok? E poi abbiamo il cappottino, che è fatto così. Forse non ho scelto la gruccia perfetta, comunque la manica ovviamente lunga. E di questi qui, belli pelosetti, morbidosi. Ha la cintura, sì, la cintura, la cerniera sul davanti. La lunghezza è media, non è né corto né lungo, è perfetto per la mia statura, ve lo mostro indossato che faccio prima. Comunque io lo trovo davvero adorabile, e soprattutto da 59,99 l'ho pagato 39,99 e ho preso la taglia S. Non lo so, ero fissata con questo capo, non riuscivo a trovarlo, finalmente l'ho trovato e me lo sono portata a casa. Anche le tasche, sì, adesso ero in dubbio, ma anche le tasche, molto molto carino. Passiamo adesso all'ordine fatto su H&M. Devo essere sincera, inizialmente erano due ordini, questo è il secondo. Il primo però comprendeva solo un cappotto, perché mi serviva un cappotto, volevo rinnovare quello che avevo negli anni precedenti, però una volta arrivato purtroppo non mi ha convinta, quindi farò sicuramente il reso in questi giorni e non sto qui a mostrarvelo. Magari vi mostrerò il cappotto che deciderò poi di acquistare. E niente, vi mostro le cosine che ho acquistato in questo secondo ordine, approfittando del 40% di sconto. Innanzitutto ho comprato due cardigan di questi pelusciosi, caldi, morbidi. Ho comprato questo qui, ne ho comprati due, uno lilla e uno nero. Ho comprato questo qui sul lilla, con tutti questi bottoncini sul davanti. Ok, la manica è abbastanza ampia, sono oversize, e questi purtroppo non mettono i prezzi, questa cosa non mi piace, vedete c'è il cartellino senza prezzo.
Comunque, se non sbaglio, questi costavano circa 20 euro e li ho pagati sui 11, sì, sugli 11, 12 euro. Un prezzo fattibilissimo, e di questi ho preso un XS e ho fatto bene perché, ripeto, sono molto abbondanti. Questi ho intenzione di utilizzarli magari con le magliettine basiche di The Zenith, si abbinano facilmente, e ho deciso di comprarlo anche nero perché questo sicuramente è ancora più versatile, e anche questo, come l'altro, ha questi bottoncioni qua sul davanti e poi è molto comodo, molto scialla, ecco. Poi questo maglione mi è piaciuto tantissimo, è forse il mio preferito dell'ordine, sì. E si tratta di questo maglione super grosso, super caldo, anche abbastanza morbido, crop. Quindi sì, mi arriva all'ombelico, da utilizzare forse con una canottiera al di sotto, pantalone a vita alta e poi questo. E l'ho comprato lilla perché già nel video haul Shein ve l'ho detto, quest'anno sono fissata con il lilla. Fatemi sapere se secondo voi mi sta bene. Comunque, il maglione in questione è questo qui, collo alto, perché questo è un collo alto, però volendo lo potete anche rigirare, e questo è il maglioncino, vedete? Ha le maniche così a pipistrello, abbastanza larghette, che poi si restringono sul polso, e anche sul busto rimane stretto e poi si allarga leggermente in vita. Vedete, si può anche rigirare il colletto, non per forza dovete utilizzarlo così ampio. Vi dirò che all'inizio l'ho visto e ho detto, ma non mi convince. Una volta indossato mi è piaciuto tantissimo, lo trovo troppo troppo carino, e poi ripeto, è super grosso, super caldo. Questo l'ho pagato 17,99 anziché 29,99, e poi questo sarà difficilissimo da mostrarvelo. Questo costava sui 30 euro, ma scontato l'ho pagato sui 20, perché avevo anche qui ulteriori sconti, e si tratta di questo maxi cardigan, ecco qua, color panna. Anche di questo ho preso un XS e anche qui ho fatto bene perché è molto ampio, oversize, abbondante. Questo è il cardigan, abbastanza lunghetto, arriva sotto il sedere, è aperto però, adesso ve la mostro, in vita anche la sua cinturina. Mi piace l'idea di abbinarlo sempre magari con qualcosa di basico al di sotto, un lupetto, questo poi avvolto, jeans, stivaletti, insomma questo è lo stile che ultimamente mi piace di più, e sono contenta di aver trovato questi capi che posso sfruttare in questo modo. Ripeto, alcune cose ve le mostro indossate perché, ecco, mostrate così capisco che non rendono. E poi ho comprato due cinture, due cinti. Ho comprato questa cintura qua, queste le ho pagate 5,99 l'una. Ho comprato questa cintura qua, nera, simil pelle, con i dettagli oro. E questa è la taglia S. E poi sempre taglia S ho comprato quest'altra, sempre nera, simil pelle, con i dettagli però sull'argento. Mi servivano delle cinture, per 6 euro ne ho approfittato. E poi, ultimo pezzo, anche questo mi è piaciuto tantissimo, mi serviva una borsettina abbastanza piccola, tracolla, quindi da poter utilizzare magari in città per fare delle commissioni, magari devi uscire 2 ore la mattina, vuoi qualcosa di pratico, ecco, mi serviva una borsettina di quel tipo e ho trovato questa, guardate che carina. Allora, questa è la tracolla, ha i dettagli in oro, ovviamente è regolabile, e poi abbiamo la borsettina vera e propria, tra l'altro ha questi due moschettoni, quindi volendo potete utilizzarla anche semplicemente a mano. Io la trovo deliziosa, è nera con queste due aperture, anche qui ho lasciato la carta per mostrarvela. Comunque abbiamo questa taschina sul davanti, magari qui per mettere il telefono, le chiavi, le cose che volete a portata di mano, e poi abbiamo la tasca un pochettino più grande dove magari si può inserire il portafoglio, dei fazzoletti, non è piccolissima alla fine. La trovo deliziosa e non vedo l'ora di utilizzarla. Questa costava 20 euro e l'ho pagata all'incirca 12. Troppo troppo carina, sono molto molto soddisfatta di quest'ordine. Ok, io ho finito, questi sono tutti gli acquisti di abbigliamento autunno-inverno che ho fatto in questo fine 2021.
ripeto, sono dei capi secondo me semplici ma comunque funzionali, comodi, funzionali, caldi, perfetti per questo periodo, soprattutto low cost, perché se ci sono sconti ancora meglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e nulla, fatemi sapere qual è il capo che vi è piaciuto di più, io vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!